tornare al Presidente del Consiglio Conte e a questi suoi stati generali che adesso sappiamo che cominceranno sabato, che sono quelli, diciamo, per la ricostruzione economica post coronavirus, sappiamo che interverranno via Skype o via Zoom la Presidente della Commissione Europea, la Presidente della BCE, eccetera, eccetera. Come può avvantaggiarsi Conte da questi stati generali? Perché, diciamo, una piccola partita con l'opposizione l'ha persa, perché il centrodestra ieri ha detto: noi non ci andiamo, non vogliamo un altro show a disposizione del Premier, e noi ci vediamo in Parlamento nelle sedi istituzionali. Poi Conte ha fatto sapere che Villa Panfili è una sede istituzionale, ma insomma, chi è che viene indebolito di più o rafforzato di più da questi stati generali, dalle presenze e dalle assenze? Ma io credo che sia un po' una scommessa che fa Conte, perché da una parte sicuramente ha un palcoscenico mediatico lungo 10 giorni, cioè una kermesse, più del Festival di Sanremo per intenderci, con qualche eco anche internazionale, perché appunto arriveranno il Presidente, il Governatore della BCE, arriveranno tutte le persone che ha appena nominato. Dall'altra però, secondo me, rischia, e il rischio è prevalente, perché al di là del merito, secondo me, ma questa è una mia opinione, è fuffa, voglio dire, si parla, la gente ha bisogno di aiuti, non di però, parole. Sallusti, ma scusami, però Berlusconi ci voleva andare, e quindi ha ragione Berlusconi che ci voleva andare, e torto Meloni e Salvini che hanno detto: no, noi non facciamo la passerella. È stata sconfitta la linea di Berlusconi. Guarda, Berlusconi per indole e per natura è uno che vorrebbe andare ovunque, nel senso che se fosse per lui credo che andrebbe da capo dell'opposizione, andrebbe a un consiglio dei ministri per spiegare al Premier cosa deve fare. E forse avrebbe o da ragione. Presidente di calcio... Da presidente di calcio, secondo me, andrebbe anche in campo con la squadra avversaria, che se la vede in difficoltà va lì a spiegargli come devono fare agli avversari, non solo ai suoi, che è quello, però che quello già lo fa. È politica. Però io penso, per quel poco che lo conosco, che il presidente Berlusconi, come dire, le cose le decide. A volte le azzecca, a volte le sbaglia, di suo, non se le fa imporre. Credo che nessuno sia mai riuscito a imporre a Berlusconi alcunché. Per cui non penso che abbia cambiato idea perché la Meloni si è irrigidita, ma perché credo che la situazione è talmente in evoluzione e Conte è talmente in difficoltà che all'ultimo... no? Cioè, prima ha valutato che non era il caso di andarci. Chiudo dicendo il ragionamento di prima, perché Conte con questa passerella, più che l'opposizione, fa arrabbiare tutti gli alleati, no? Zingaretti, un'ala importante dei 5 Stelle e quant'altri. E quindi, secondo me, ma è una previsione, uscirà più debole da questa kermesse di come ci sta entrando. Chiaro.